Mentre sto misurando le tre dimensioni del mio televisore, qualcuno suona il citofono. Vado a guardare e mi si presenta una tempia lucida, da cui cespugliano dei ciuffetti biondo-grigi. Riconosco subito la faccia. Sono i due dell'altra volta, ma chiedo lo stesso chi è. Veniamo da parte di padre Urtamonti, mi fa la tempia. I due falegnami devono credere che il nome del parroco sia un lasciapassare per tutti i campanelli. Apro senza rispondere. Quando sfociano sul mio pianerottolo mi fanno un cenno del capo e mi guardano senza parlare. Vedo una luce di speranza nei loro occhi. Pur di non togliersi le scarpe, farebbero un trasloco nella casa di montagna del demonio. Io faccio un cenno del capo simile al loro e non mi muovo. Dopo qualche secondo, il più vecchio comincia a togliersi le scarpe. Si vede che sta trattenendo un'imprecazione. L'altro lo imita. Quando hanno superato lo zerbino e calpestano le mie piastrelle, mi raggiunge un sospetto che non mi aveva mai toccato prima. I loro calzini potrebbero essere più sporchi delle loro suole. Potrebbero portarmi più batteri i loro piedi che le loro scarpe. E così tutti gli altri che entrano in casa mia. Li vedo entrare come fosse casa loro e gli guardo i piedi. Incredibile che finora non ci abbia mai pensato. Il più giovane si accorge del mio sguardo. La credenza è da questa parte. Mi seguono. Togliamo solo i cassetti, la portiamo via intera, dice il più vecchio. La portavetri non la smontiamo? Chiede il più giovane. Il più vecchio scuote la testa e la apre, giusto per avere la conferma di una sua certezza. No, fa, mostrando al ragazzo l'interno della cerniera, è di quelle vecchie, troppo complicato toglierla. Stiamo attenti solo a non rovesciarla. C'è una busta per me, faccio, interrompendo il dialogo platonico. Sì, fa il vecchio e mi consegna i soldi. Si caricano il mobile e cominciano a trasportarlo attraverso il mio difficoltoso corridoio. Arrivati sul pianerottolo, devono rialzarlo e poggiarlo nuovamente sui piedi, rimettersi le scarpe, poi ripiegarlo e portarlo giù per le scale. Arrivederci, dice il vecchio, quando ha già fatto qualche scalino. L'altro non dice nulla, guarda solo bene dove metti i piedi. Ho appena richiuso la porta alle spalle della mia credenza che mi telefona il Blas. Ciao Marco, gli faccio. Allora domani passo da te con la videocamera. Certo, perfetto. Senti, ti va se ti porto un film che ho appena noleggiato e ce lo vediamo? Un film? Sai che invece avevo pensato di andare a bere una birra fuori? Ah, va bene lo stesso, mi dice. Ci rimane un po' male o forse solo sorpreso. È la prima volta che rifiuto un film. Ma io non sono ancora pronto a spiegare cosa sta succedendo in casa mia. Il mattino successivo, prima di andare al lavoro, prendo le misure al mio televisore e me le scrivo su un piccolo pezzo di carta. Poi passo dalla cantina dove metto a caricare le batterie del trapano. Arrivato in ufficio, aspetto l'orario di apertura della mia compagnia di assicurazione e chiedo alla segretaria cosa devo fare per disdire la mia polizza sulla vita. È una polizza vita, non deve fare nulla, basta che alla scadenza non ci paghi il premio. Che bella cosa, non devo nemmeno scrivere una raccomandata che comincia con le parole con la presente. Quando rientro in casa, prendo la polizza e cerco il nome del beneficiario. C'è scritto persona da nominare. Una nota a piedi pagina precisa che, in caso di mancata nomina del beneficiario, l'eventuale liquidazione avverrà a favore dei miei eredi legittimi. La porto in cantina assieme ai pochi documenti che ho deciso di conservare. Mentre torno verso l'ingresso mi accorgo che percorrere le mie stanze mi dà una sensazione di leggerezza, unita ad una sensazione di chiarezza, di pulizia. Mi guardo attorno e non vedo il mio tavolo, nelle sedie, nel mio cassettone, nella lampada che ci stava sopra. Casa mia è un po' più vuota, un po' più libera e questo stato di fatto investe anche me. Butto giù le fondamenta di una cena veloce e intanto mi siedo al computer. Prendo uno dei miei CD musicali, lo inserisco nel computer e ne faccio una copia elettronica, che conservo in una cartella che nomino con autore, titolo del disco, anno di uscita. Nomino anche le singole tracce, tolgo il CD, lo rimetto nella custodia e ripeto l'operazione con un secondo disco. È cominciata anche la grande liquidazione della musica. Dopo cena suono il videocitofono. È Marco. Ciao Blas, sto scendendo, dico. Passo dalla cantina, stacco il caricabatterie dalla presa e porto il trapano in strada. Sei pronto? Gli faccio. A cosa? Mi fa lui. A riprendere. A riprendere cosa? Ma andiamo a bere col trapano? No.
Accendi la videocamera che ti faccio vedere a cosa serve il trapano. Lui toglie l'apparecchio dalla custodia, inserisce una cassetta, l'accende. Io intanto faccio un giro attorno alla mia auto e cerco il punto da trapanare. I requisiti sono un posto lontano dal serbatoio della benzina, dove non passino da cavi elettrici, che non corrisponda all'abitacolo perché non voglio che ci piova dentro. Il punto migliore è sul lato sinistro, un po' più basso rispetto al baule e dalla parte opposta al bocchettone del serbatoio, praticamente sopra la ruota posteriore. Do un colpetto sulla carrozzeria con la punta per fare il segno. Ma che... mi fa il Blas. Allora, sei pronto? Vuoi bucare? Sì, spostati un po' più a destra e riprendi anche la targa, si deve vedere che è la mia macchina. Non ho mai trapanato la lamiera. È più dura di una parete casalinga. Non avevo pensato al fatto che avrei fatto scintille. Piovono per terra e sui miei pantaloni. Marco deve allontanarsi. Mi fermo e mi vedo piccoli puntini neri sulle gambe. Ma continuo a fare forza contro il metallo, perché anche il mio guardaroba è nel progetto di liquidazione. Si bruciano i pantaloni, urla Marco. Tranquillo, devo buttarli via, tu riprendi. Devo sbrigarmi, se passa un vigile dovrei fargli comprendere il senso di questa operazione. Si vede bene? Urla Marco. Sì, si vede bene che sei pazzo. È solo una forma d'arte. In quel momento passano due ragazzine attaccate ad un barboncino con una lunga cordicella rossa. Se prende fuoco il pelo del cane mi becco una denuncia. Mi fermo e le lascio passare. Blaser le riprende da dietro. Devono avere una quindicina d'anni. Sento che parlano sottovoce. Ma che sta facendo quel tipo? Non capisco, ma per fortuna è già arrivata la televisione. Finisco il lavoro con un andirivieni dalla punta dentro al foro nella carrozzeria, come si fa quando si vuole rifinire il foro di una parete. Chiedo a Marco di farmi vedere la ripresa. Ci spostiamo sui marciapiedi. Lui mi guarda e dice: Ma che vuoi fare? Un concorso di fotografia? Non ci avevo pensato, ma è una buona idea. Lui mi guarda, manda indietro il nastro e mi mostra il filmato. È perfetto. Possiamo andare a berci qualcosa, gli faccio. Hai fatto un ottimo lavoro, le scintille sono un effetto a cui non avevo pensato. Scusa, possiamo portare a casa tua la videocamera? Non vorrei lasciarla in macchina. Vista anche la gente strana che c'è, sì, qui nel tuo quartiere. E indica a me. Sì, mettiamola in cantina, devo riportarci anche il trapano. Quando rientriamo verso la mia auto, Marco smette di parlare e guarda il buco sulla carrozzeria. È come se non ci credesse. È strano, ma non ne abbiamo parlato per tutta la serata. Poi mi domanda se devo cambiare auto. Al contrario, rispondo io, ho intenzione di tenermi questa ancora per una decina d'anni. Sarà piena di ruggine fra una decina d'anni. Come me, più o meno. Magari a me verrà qualche brutta malattia e creperò. Intanto le continuerà ad andare. Dietro la mia auto c'è quella di uno dei miei vicini di casa. Costa poco, meno del suo appartamento. Ha i sensori di parcheggio, uno strumento che ti avvisa con un segnale sonoro quando il paraurti sta per toccare qualcosa. Penso al mio vicino e provo una certa pena. Il suo corpo invecchia ogni giorno, le sue arterie si riempiono di incrostazioni che fanno rallentare il deflusso del sangue. Il cuore ne soffre di conseguenza. La sua vista si indebolisce, le sue ossa diventano più fragili, i suoi muscoli perdono tono. Ma il suo paraurti è splendido, poveretto. Blas mi lascia la cassetta perché io possa riversarla su CD. Andiamo a riprendere la videocamera in cantina. Su uno scaffale ho messo un sacchetto con dei dischi. Sono quelli che ho digitalizzato prima di cena. Glieli regalo. Mi ringrazia e mi chiede perché. Gli spiego che ho in mente di eliminare fisicamente la mia musica. Lui mi dice che, se voglio, potrò sempre chiederglieli indietro. Rispondo che non sarà necessario.